Allora, mi chiamo Morar Michaela, ho 34 anni e sono adesso a Badia Calavena, Verona, però originaria sono romena. Ecco, e tu di base sei già estetista, onicotecnica o fai tutt'altro lavoro? No, adesso sono disoccupata perché ho deciso proprio di cambiare, non sono né estetista né ho fatto il corso adesso. È stato il primissimo corso? No, avevo fatto un corso tipo 10-11 anni fa. Ah, caspita. Però poi, sì, esatto, non sono più andata avanti perché, contrario alla tua storia, io mi adatto a tutto e quello non è un bene, secondo me. Esatto. E quindi non ho preso in mano di fare onicotecnica. Adesso, siccome ho un bambino, e mi serve più tempo da seguirlo e tutto. Non potevo più fare il lavoro che facevo prima perché ero in un orto frutticolo dalla mattina alla sera, quindi è abbastanza difficile seguire un bambino con questi orari. Certo. Allora ho deciso che è il momento di dire stop, di Ecco. ripartire e di vedere cosa fare nella vita. Oh, bene, vabbè, meglio, comunque sei comunque in tempo, insomma, non è neanche troppo tardi, quindi buono a sapersi. E invece, quindi quando hai fatto altri corsi, mi hai detto che ne avevi comunque partecipato già 10 anni fa, o rispetto alle cose che comunque sai già, come ti sei trovata con questo corso? Cioè, ti è stato semplice da capire? Sì, a spiegare sei bravissima, veramente sei bravissima a spiegare tutto quello che c'è da fare. Poi io volevo, a me mi piace la manicure, veramente la cuticola pulita e tutto. E per questo che poi, sai cos'è? Ho visto delle tue lezioni gratuite. E come Partecipavo, vabbè, ero quello in ombra perché io non mi metto mai a chattare, a scrivere. È stato bello. Allora ho deciso di comprare questo corso. Ecco, e invece come ti sei, tu comunque non so, fai qualche amica, lavori su qualche persona, loro hanno notato questa differenza nel tuo lavoro? Mia sorella di più, è lei quella che La tua diciamo, lei quella che cliente. viene, esatto. E se no, su di me. Ecco. Faccio pratica su di me. Oh, che bello! E invece per quanto riguarda le lezioni, qual è quella cosa che hai imparato che dici, caspita, se non avessi imparato questa cosa non so come farei adesso? A usare la fresa perché io non avevo mai fatto un corso per usare la fresa, anche se la usavo così a Caso? sbizzarrita. Esatto. Quello veramente avevo bisogno di capire come funziona, come è fatta una fresa, tutto quello che c'è da fare e i giri per tutto. Ecco. E tutto, insomma, è stato tutto di grandissimo aiuto perché comunque se parti a fare qualcosa, se hai una tecnica, riesci a farlo molto meglio che Esatto. non inventarti le cose. Sì, è verissimo, purtroppo è verissimo. E invece, per quanto riguarda, l'assistenza e tutto, ti sei trovata bene? Ti hanno seguito? Sì, io non ho fatto tantissime domande perché io seguivo la lezione, dopo mi mettevo a fare i compiti quando avevo tempo, perché anche su quello sono. Siete molto molto brave a aspettare. Io non sono riuscita a fare tutto nei tempi. Certo, non tutti riescono a farlo, ma va bene così. Ecco, mi sono trovata molto bene, veramente. E adesso devo iniziare perché l'ho già acquistato il corso di. Del master. Esatto. E devo iniziare a fare anche quello. Oh, benissimo, il fatto che comunque tu abbia deciso anche di partecipare a un altro corso è bellissimo perché vuol dire che proprio ti sei trovata bene e che ti è piaciuto. E se quindi consiglieresti questo corso ad altre persone? Certamente che lo consiglierei, Yeah. veramente perché hai tantissime lezioni spiegate molto molto bene e tutto quello che ti interessa scopri nel corso. Ecco, perché comunque spiego tante cose nel dettaglio che a volte negli altri corsi danno per scontato proprio.
Cioè, ti dicono lima il quadrato e tu limi il quadrato, però non sai come va limato, non sai, ecco. Poi anche in un corso in presenza così non hai tempo di fare tutte le lezioni che hai te nel corso Online. online, esatto. Perché comunque anche di cosa hai fatto un gel, tutto quanto è impossibile, praticamente è impossibile. Sì, ci sono troppi argomenti, troppe cose da sapere e in 3 giorni, neanche in una Esatto. settimana si riuscirebbe a No, sapere. no, neanche in una settimana non si può fare tutto quello che si fa in un corso online. Bene, sono contentissima di questa cosa, sono contenta che ti sia piaciuto, che lo consiglieresti anche ad altre persone. E in realtà l'intervista era proprio così, breve ma intensa. E ti ho fatto alcune domandine, però ci saranno molto utili proprio anche per le altre ragazze che, insomma, che guarderanno questo video. E l'ultima domanda che ti faccio è, se tu cambieresti qualcosa all'interno del corso, tipo, non so, ad esempio, sull'organizzazione piuttosto che aggiungere delle lezioni, non so. Ma a dire il vero, non lo so, non ho niente da cambiare perché praticamente siete voi quelle che sapete tutto quello che c'è da fare, quindi cosa potrei, magari fra un po' di anni che vi faccio tanta esperienza e così Ecco, ne potrei parleremo e ti dico sì, consigliarti. magari, Oh, bene, ma penso di bene. no. Sono veramente contentissima di questa cosa e ti ringrazio tantissimo perché così poi noi dopo la pubblichiamo su YouTube e anche le altre ragazze vedranno come ti sei trovata tu con il corso, quindi se vorranno poi comprarlo, che insomma capiranno anche il punto di vista di altre persone. Sono veramente felicissima e ti ringrazio tantissimo e ti auguro buona giornata. Noi comunque ci sentiamo sempre in chat e con me, con Zina, Mi con altre ragazze. fa tanto piacere di averti vista proprio in diretta, Oh, che bello, anche a me, di veramente. parlare con te veramente, perché sei simpaticissima. Grazie, grazie mille, veramente. No, sono veramente felicissima, davvero. Anzi, la tua intervista, tra l'altro, molto bella, semplice, ma dici le cose giuste, quindi. Esatto, infatti io sono un danno a prescindere. Comunque, ti ringrazio tantissimo, veramente ti auguro buona giornata e noi ci sentiamo in chat. Grazie anche a te e ci sentiamo. Esatto, Ripartirò con il corpo. esatto. Ciao. Grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie mille.